Oh, fa freddissimo ragazzi. Porca zozza. Mi si è dovuto mettere la sciarpina. Pizzica. E adesso non sento un freddo così. Veramente. Ma non freddo. Freddo. Oh. Alright. 47 Fahrenheit ragazzi. 8 gradi. Ragazzi, fa la California, è freddissimo. Yeah, ciao. Ok, ragazzi, è successo un casino. Il mio Denali, motore, è andato kaput. Mannaggia la pupazza. Ok, io stavo guidando, ho sentito una vibrazione incredibile dal motore e praticamente mi sembra che si chiama albero a camme. È rotto. È caduto, nel senso che si è stortato. E ora dobbiamo cambiare tutto. Oh. Il meccanico ha preventivato quasi $5,000 di lavoro. Quindi ora vediamo un po' com'è. Vediamo un po' com'è, ragazzi. Cacchio! Naturalmente cosa ci devi fare? L'assicurazione forse paga qualcosa, se stiamo vedendo, perché il procedimento dell'investigazione. Devono investigare, vedere un po' com'è. Quindi sono dovuto andare a noleggiare una macchina. Quale partita a portare le bambine? Questa è la vita. Ci sono cose peggiori al mondo, eh? Però girano le palle. Ciao. Ho rotto il Denali. Il motore del Denali è kaput. Boom. Ho rotto quello che sembra sia meccanico, ma ho detto che è l'albero a camme. Praticamente è che fa andare su giù le valvole. Ora dobbiamo sistemarlo, è dura, nel senso che comunque sono un preventivo parecchio alto. Palle ragazzi, ah, che palle ragazzi. Non leggere la macchina, adesso ho l'assicurazione di mezzo, l'assicurazione deve aspettare, domani mi chiamano, poi dovrà venire fuori il perito, venire a controllare. Oh. Purtroppo sono cose che succedono, quindi vanno affrontate. Se ci si arrabbia le cose non cambiano, quindi si cerca di essere organizzati, cercare di trovare la soluzione migliore e sistemare e andare avanti. Ho imparato a trovare la soluzione a problemi e quindi questo è andrà nella stessa maniera. Sono le 7 del mattino, sono arrivato in marina molto presto perché devo portare la macchina al meccanico. Ora devo chiamare car attrezzi, poi del meccanico. Il meccanico ovviamente che ho trovato ieri è un meccanico bravo che lavora su barche, dei motori delle barche, però voglio anche un parere dal mio meccanico personale, quindi vediamo com'è. Comunque non suona bene. Ora sto cercando di lavorare con l'assicurazione perché paghiamo un sacco di soldi di assicurazione e praticamente la nostra assicurazione copre più o meno tutto. Ho aperto un claim, quindi una non so come si dice in italiano, non mi ricordo più. E vediamo se riusciamo a far pagare il maggiore del conto all'assicurazione. Io ho una franchigia di $500 e quindi tutto quello che va oltre poi dovrebbe pagare l'assicurazione. Tutto si è rallentato giustamente perché l'assicurazione adesso è in ballo, la macchina è ancora qua, sto aspettando il car attrezzi. Sembra che ci sia un spiraglio per vedere di salvare un po' di soldi. Non sarebbe male, soprattutto anche sotto Natale. Tutte queste cose poi capitano proprio nei giorni, nei momenti più non è mai desiderato per un problema così, però quando capitano proprio nei momenti meno opportuni, tipo le feste, cose del genere. Prima di tutto ho bisogno della macchina, che comunque mi serve. Questo è un piccolo aggiornamento, noi andiamo avanti, ciao!
Ho appena fatto una live su Instagram, mi sono divertito una cifra, voglio farne di più. Quindi ora, d'ora in poi, andate a vedere sul mio Instagram, iscrivetevi, perché ogni giovedì alle 11:30 faccio una live su Instagram, mi sono troppo divertito. E la cosa bella è che comunque, quando sono in live, perché puoi fare la richiesta di essere aggiunto, quindi il primo che arriva, boom, lo faccio entrare nella live per 10-15 minuti, quello che è. Mi piace, divertente. Il caro attrezzi non è ancora arrivato, sto lavorando con l'assicurazione, vediamo, forse l'assicurazione riesce a coprire tutto, speriamo, perché sennò male. Andiamo avanti. Ciao. Ok, quindi a quanto pare ho parlato con Simone Alesso, ragazzi, lui è qui a Santa Monica, sta arrivando in bicicletta da Chicago, fresco, dovrebbe essere qui ogni secondo. Stasera passerò un po' di tempo con Simone Alesso. Purtroppo Harry Favre ha dovuto spedire la cassa, quindi hanno guidato, mi sembra, a sud, qualcosa del genere, verso San Diego, da quanto ho capito. Ma ci vediamo domani con Harry Favre e Simone. È lui il campione. Guardalo che è arrivato! Ce l'hai fatta! Com'è? Tutto bene? Grande! Wow! È stata una gran figata, anche l'ultimo pezzettino qua, tutti sulla spiaggia. Sulla spiaggia. Ho detto, ma qua casette in affitto, ragioni che guardavo. Questo che disastro. Troppo bello, troppo sì. Bello. Ed albero di Natale, comunque. E beh, giusto, perché ti devi far vedere. Sì, soprattutto adesso. Ah, bene. Poi, fa anche effetto discoteca questa qua. Ci manca solo la musica. Simone adesso è arrivato da New York a Los Angeles in bicicletta. In realtà ho fatto New York, Chicago, Niagara. Niagara, e poi da lì ho preso cascate, ho preso il pullman e sono arrivato fino a Chicago, poi da Chicago di nuovo giù dritto fino a... Grandioso, wow, fantastico. Mannaggia. Grandioso. Vai, speriamo la notte. Stai calmo. La serata, adesso lo facciamo cambiare, lo buttiamo dentro la bicicletta in ufficio e poi lo porto a casa, andiamo a mangiare qualcosa, vedete, noi ci vediamo fra un po'. Simone, Walter, ciao! Mia bicicletta vicino alla bicicletta di Simone. Tira giù i polsoni, porta tutto, facciamo anche lavanderia, tutto super veloce. Certo, prendo le due borse gialle. Tengo io. Grazie. Il resto che spettacolo! È più un discorso di team video, perché io sempre avrei sempre desiderato di fare una cosa del genere. Niente, qua io dico uno. Dopo la cosa interessante. Se andate a vedere i suoi video, sono troppo belli. Prima di tutto sono fatti benissimo. E devo fare complimenti. Sei troppo bravo. Un altro YouTuber di qualità, secondo me. E poi se andate a vedere il suo video, c'è un episodio dove gli hanno regalato una giacca dall'Italia e l'ha aperta la cassa praticamente subito. Ah, il giorno dopo. Poi dunque, qua ti posso lasciare. Prendi tutto quello che vuoi, tanto c'è spazio, non c'è nessun problema. Ma è per non hai avuto le persone che ti hanno aiutato, eh? Sì, guarda, senza l'aiuto delle persone non so se sarei andato tanto lontano. Le cose elettroniche da perdere, ecco. Questo è quello che ti serve? Sì. Ok, perché siamo a un'ora di strada, no, quindi. Vai. Non ci sto mettendo fretta, eh? A posto. Siamo? Questo pub, Irish pub qua vicino a casa, è uno spettacolo divertente. Lo voglio far ubriacare, però vediamo se riusciamo a farlo ubriacare. Spenderà questa serata con me, poi domani tornerà giù, andiamo a Santa Monica, spenderà un po' di tempo in Santa Monica perché è arrivato tardi, quindi era quasi buio, quindi non ha potuto apprezzare veramente la California ancora, ma avrà tempo. Poi detto che si ferma qua a vivere un paio di mesi con me. Alla un paio di anni. Alla faccia di Mattia. No, Mattia, se ci stai guardando, un bacione enorme, cioè, ma mi manchi, mi manchi tanto. Sai che ho un cuoricino spezzato lì dentro. Comunque, noi andiamo a mangiare qualcosa e ci vediamo dopo. Ciao. Stavo dicendo Alessio che l'ho conosciuto nella spiaggia, l'ho conosciuto nella proprietà dove lavoro. Lei passeggiava col cagnolino. E l'ho vista, tu, bella tipa. I don't have the regular. It's fine, don't worry about it. Just relax. It's fine. Take it easy. Un giorno tira l'altro e quindi ho cominciato ad approcciarla.
approcciarla un giorno con la mia golf cart, quando vado in giro nella proprietà uso la golf cart, con la bicicletta adesso. E sai, ciao, come stai? Ah, sto bene, però lei se la tirava e faceva proprio là. E poi un giorno c'era un evento della proprietà e l'ho provato a fare un giro con la golf cart. Why? Oh, but you're so sweet. Thank you. No, but you don't have to. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Thanks. Cheers. Cheers. You want to finish that? Salute. Hey, ragazzi, ad Alessio, Simone Alessio, che è arrivato da New York to Los Angeles con la bicicletta. Un grande traguardo, veramente molto molto bello. Complimenti, caro. La migliore accoglienza che potevo ricevere, davvero. Grazie. Mi spiace che Harry e Fabre non sono qua con noi, ma ha voluto. So che avevo consegnato una cassa con dentro i motorini verso San Diego. Quindi non so, poi ma comunque domani vedete. Mia moglie lo conosce così, era lo conosce dove lavoro, e poi subito ho cliccato qualcosa impressionante. Veramente una brava ragazza, Nicola è brava, una brava ragazza, anche se non capisce bene l'italiano, però poi ci sta il beep. Avevo un appartamento nella proprietà, lei ce n'aveva un altro, e quindi alla fine poi avanti e indietro ho cominciato a stare un po' più da lei, e quindi ho tolto il mio appartamento perché io ho l'appartamento gratis, perché lavorando in una compagnia avevo un contratto, mi davano anche l'appartamento, quindi era contenta che non pagavo l'affitto, e quindi abbiamo 2+2 connesso il tutto. Quando il corso del cane, una sera, un giorno, mi ha mozzicato, mi ha aperto la mano qua in due. Mi giuro, sto qua, è andato qua. Ma era grosso il cane? No, era un bastardo. Però era un bastardo. No, piccolo medio. Sì, piccolo medio cazzate. Bastardo. Ma no, poverino, non voleva farlo. Però un cane grosso si è avvicinato, si è spaventato. Io l'ho messo la mano sotto al petto qui del cane piccolo, lui si chiamava. Lui, lo stronzo. L'ho spostato indietro e pensavo che era il cane, si è girato, mi ha tirato una cagnata, dovuto andare proprio soccorso. Lì spero che a oggi sia arrivato alle Hawaii, perché l'ho tirato in oceano. L'ho lazzato nell'oceano. Questa è stata la mia storia, caro. Interessante. Simone. Avevo 37 anni, sono 44, quindi... Tre anni che siamo sposati, abbiamo due figli di 4 anni e mezzo. Bello, sono contento, rifare ogni singola cosa che ho fatto negli ultimi 20 anni della mia vita. Sei andato al massimo. Bellissimo, proprio. Massimo. Mai fermato, mai guardare indietro, mai. Yeah. Sempre tirare dritto, sempre. Sorriso, contento. Il segreto è quello. Sorriso, contento, comportarsi bene, essere educati con le persone. Anche prendere un po' in giro, tanto non sanno. Tanto non capisco l'italiano. Poi quando ero italiano si capito. No, ma sempre dritto, sempre così, vai. Non guardare positivo soprattutto. Ci sono i momenti di merda, perché ci sono pesanti, ovviamente. Pesanti, manca la famiglia, manca l'Italia, ogni volta mi mancava, adesso meno, perché comunque mi sono creato la mia famiglia qua. Però all'inizio poi è stato in mezzo a un divorzio, quando ero qua da solo. E quindi sai, tutte queste cose sono pesanti. Pesanti, ma comunque ti. Fanno la corteccia. Fanno la corteccia in dentro e quindi. Però alla fine. Sì, no, per esempio anche io nel mio piccolo, ad esempio con la bici, mi sono reso conto che comunque ogni giorno hai a che fare con alti e bassi, e comunque dipende tutto da te, dalla tua attitudine. Bravo. Da come ti poni, se ti muovi in modo positivo. Bravo. E tranquillo. Da come ti poni alle persone? Tu sei arrivato qua, quando tu in Italia vedi che arrivano questi personaggi all'estero e dici che burini che sono, ti dà fastidio? La stessa cosa. Cioè, la stessa cosa che quando vai all'estero. Comincia a essere molto più rispettoso per la cultura, rispettoso per gli atteggiamenti, rispettoso per tutto quello che è la loro persona. Certo. Anche perché comunque sei in un altro posto che non è casa tua. Quindi. E quindi ancora oggi, dopo 10 anni, io mi sento a casa, perché comunque ho costruito la mia famiglia, tutto quello che arriva dietro, però
c'è una parte di me che dice ok, so che sono diverso, certo. La lingua, l'accento, il modo di fare, e c'è quella differenza, rimarrà per sempre, non è che va via. Vabbè, no, qualità, comunque. Certo, io sono contento, anzi, io sono fiero di essere italiano, e io lo dico sempre, ascolta, io lo dico sempre, io sono italiano e americano, non sono americano e italiano, io sono italiano e americano. Quindi, come vedete, vi ho già detto l'ultima volta, finalmente sono arrivati tutti e tre. Quindi Simone è arrivato ieri sera e i pazzi, babbo e figlio, i vecchi, e il padre, i sono arrivati. Bene, loro sono arrivati a Los Angeles. Quando è che siete arrivati qua a Santa Monica? Due giorni fa? L'altro ieri, sì. Due o tre giorni fa. Poi, vabbè, hanno messo i ciao nelle casse, i ciao sono già su nell'oceano. Sono nell'oceano, perché l'ho proprio 2% Quindi, nell'82% sono. Se andate a vedere il loro Facebook, hanno un bellissimo Facebook, e c'è una bellissima cosa che hanno fatto a proposito, quando stavano chiedendo la cassa, che c'è l'8% dicevano che le casse vanno, finiscono, c'è il funerale dei... E ciao. Comunque dai, sono arrivati, sono troppo contenti. Ce l'hanno fatta tutti e tre, Simone. Faticando, e... Simone. Bravo. E... Sì, ma adesso mi riposo. E quindi sono arrivati tutti e tre. È bello comunque vedere queste persone che riescono a raggiungere gli obiettivi, ragazzi. Fantastico. Allora, noi andiamo avanti, adesso ti faccio vedere un po' intorno e poi magari se abbiamo tempo ci andiamo a mangiare qualcosa assieme. Ciao! Zaino mio. Questo è lo zaino mio. Questo è tuo e questo è mio. Bello, bello. Comunque non è male. Questo parmigiano, intanto Simone sta riprendendo, me l'hanno portato i due amici, i due ragazzi che lavoravano con la Ferretti. Parmigiano reggiano originale, grazie Monica che mi ha messo nella valigia di loro. Lo sto condividendo con i tre pazzi qui, uno dietro la camera, uno seduto lì. Nel bagno. Per celebrare la loro venuta. Calma, italiani in città. Italiani in America. Cibo finita. Come festeggiano? Col parmigiano reggiano, vai mangia. Salutiamo i due pazzi. Siamo qui riuniti alla grande ancora. Non abbiamo passato troppo tempo purtroppo perché vabbè, io c'ho casini, ve lo sapete già. Vabbè, la prossima volta verrò io ad Aosta a trovarvi. Abbiamo una scusa per tornare. Bravo, una scusa per tornare qua. Grandioso. Andate a vedere su Facebook. #AmericanCiao. Andate a vedere su Facebook, seguiteli, sono troppo bravi. Il babbo e il figlio. Io che non riesce a mettersi a posto uno zaino, no? Perché quello è mio. Ah, ecco, quello è tuo. Vai, noi ci vediamo a casa dopo. Ciao.